evento, quindi siamo tutti emozionatissimi. Allora, siamo qui per presentarvi un sacco di artisti fantastici come Ilapsus, Ciulla, Belviso, Alice Mascritti, Samuele Proto, Canova e Floridi. E allora, noi siamo qui per uno scopo. Come sapete, in questo periodo il settore dello spettacolo ha subito un po' di ristrettezze, diciamo, è finito un po' nei sotterranei. E allora noi oggi siamo qui con questa diretta streaming per ricordarvi che noi ci siamo e ci vogliamo essere, e lo vogliamo fare anche in maniera più concreta. Infatti Liberi Tutti ha sposato l'idea di Scena Unita di creare un fondo sulla piattaforma For Funding con cui poter contribuire per sostenere il settore dello spettacolo. Quindi diciamo che recandosi su questa piattaforma ognuno di noi può contribuire e agire in maniera concreta. Non sono sola a presentarvi la serata, perché ci saranno con me i ragazzi di Katy Perdi, che vi presenterò dopo, che gestiranno la Social Room. E allora vi invitiamo a vivere con noi una serata di spensieratezza. E Vivere è la prima canzone con cui noi iniziamo questo concerto streaming. Loro sono i Ilapsus. Siamo ferite sulle mani, un cassetto pieno di sogni e tutto quello che ricordi. Pagine aperte sui binari, volano come aeroplani, salgono come ascensori aspettando piani migliori. Nel buio mi sono perso, hai fatto luce come un lampo, in quel momento ci siamo incontrati un po' per sbaglio. È una vita che non ti ascolto, l'ultimo ballo prima di un viaggio, il primo bacio dato a stanco, incontrati un po' per sbaglio. Vivere, vivere per sempre, vivere, vivere l'istante, vivere, vivere il presente, vivere, vivere, vivere. Il peso di questa storia fa crollare la mia memoria, e la sedia vuota accanto rimarrà il tuo solo. Bersaglio, incontrati un po' per sbaglio. È una vita che non ti ascolto, l'ultimo ballo prima di un viaggio, il primo bacio dato a stampo, incontrati un po' per sbaglio. Vivere, vivere per sempre, vivere, vivere l'istante, vivere, vivere il presente, vivere, vivere, vivere. Non trovare un'altra scusa, esci da questo mondo e grida, guarda nei miei occhi e vedi il mio cuore che si accende, esci fuori adesso e grido. Ascolto, l'ultimo ballo prima di un viaggio, il primo bacio dato a stampo, incontrati un po' per sbaglio. Vivere, vivere per sempre,
vivere, vivere l'istante, vivere, vivere il presente, vivere, vivere, vivere. So! Vivere, vivere per sempre, vivere, vivere l'istante, vivere, vivere il presente, vivere, 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 vivere per sempre, vivere, vivere l'istante, vivere, vivere il presente, vivere, vivere, vivere. Buonasera a tutti. Noi siamo i Lapsus. Finalmente, primo concerto 2021. Lasciamoci alle spalle questo 2020, andiamo avanti, finalmente anno nuovo. Ringraziamo Liberi Tutti per questa possibilità che ci hanno dato e ringraziamo tutti i ragazzi che ci sono dietro. Voi non vedete, noi li vediamo, anche se noi non vediamo voi, vi sentiamo ragazzi. Adesso è momento di Cielo Grigio. Un cielo grigio, un vuoto dentro, io ti ho cercata, ma ho perso me stesso, a pugni sui fianchi, senza mai alzarti, ti resta solo il pavimento, sogni distanti. Ma quando pensi ogni respiro soffoca nel vento. Volevo scriverti una canzone da farti ascoltare, ma era soltanto un copione. Sono morto dentro, sono vivo quando il tempo passa lento e rimango in piedi fermo. Sono morto dentro, sono solo stanco, ma non è per questo che il cielo è grigio ed il sole spento. Volevo scriverti una canzone da farti ascoltare, ma era soltanto un copione. Passo di moda come le stagioni, ma ho ancora bisogno di queste emozioni. Di moda come le stagioni, ma ancora bisogno di queste banali emozioni. Che bello suonare ragazzi, finalmente, non vedevamo l'ora davvero. Adesso con il nostro ultimo pezzo e poi vi lasciamo a tutti i grandi artisti che abbiamo dietro di noi con Capirosca. Siamo in una stanza fatta di sogni veri, sono le pareti piene di pugni e pensieri. Siamo tante personalità senza nome, ho cercato il tuo indirizzo ma ho trovato solo rumore.
voglio ancora le mie serate, il freddo d'estate dopo il temporale. Voglio ancora le mie sigarette, il tuo gai pirosca, il mio giro di vodka. Giostra dove gira la testa, siamo in una mostra, tutti vestiti a festa. Apro gli occhi, non respiro, tengo stretto il mio cuscino. Ora, ora, ora voglio ancora le mie serate, il freddo d'estate dopo il temporale. Voglio ancora le mie sigarette, il tuo caipirosca, il mio giro di vodka. Come quando fuori piove, ascoltami questa canzone, chiudi gli occhi, alza il volume, non è più domenica. Serate, il freddo d'estate dopo il temporale. Voglio ancora le mie sigarette, il tuo caipirosca, il mio giro di vodka. Oh, il freddo d'estate dopo il complimenti ai Lapsus, che sono stati incredibili. Bisogna dire che di questi tempi ci vuole un gran coraggio per essere artisti, cioè c'è sempre voluto, ma diciamo che ci siamo resi conto quest'anno che è veramente difficile. Quindi innanzitutto è bellissimo vedere dei ragazzi così giovani che veramente si danno da fare per creare qualcosa di nuovo. Ma io invito subito il cantante a salire qui sul palco accanto a me. E intanto volevo sapere come stanno i miei amici che ti perdi, volevo sapere se vi sono arrivate novità dalla social room. Ciao Lucia e buonasera, ciao a tutti voi che ci state ascoltando stasera. Prima di tutto, prima di iniziare a spiegare cosa faremo stasera eccetera, volevo levare un dubbio, che tanto so che ci verrà posto questo quesito, quindi lo dico subito: non siamo fratelli, ci assomigliamo, ce l'hanno detto in tanti, però no. Siamo molto amici, non siamo fratelli e questo è. Quindi non chiedetecelo, vi ho anticipato. Esatto. Come diceva Lucia, appunto, noi siamo nella social room, come dice anche qua, siamo scritto. I Happy Perdi. E stasera ci occuperemo di leggere appunto i commenti che voi vorrete lasciare sulla nostra pagina YouTube, sulla diretta. Quindi commentate, chiedete qualsiasi cosa, numero di scarpe, esatto, piatto preferito. Esatto. Se volete, vi serve qualche soldo. No, quello non a noi, noi siamo qui, passavamo di qua, ecco. Allora, già ci sono arrivati un sacco di commenti, forza Lapsus, forza anche tutti gli altri ragazzi appunto che sono qua dietro a noi. Amatissimi, i Lapsus veramente amatissimi per ora. E inoltre abbiamo appunto un sacco di commenti strani del tipo... Sì ragazzi, vi state sbizzarrendo forse anche un po' troppo. Esatto, ci chiedono che edizione di Sanremo sia questa. Ce lo stavamo chiedendo anche noi, infatti Bugo forse è andato di là. Dopo controlliamo comunque, facciamo sapere. Benissimo ragazzi, grazie mille, continuate a seguirci e a fare domande. Ma intanto io ho qui sul palco con me Riccardo, anche se volevo ricordare i nomi degli altri ragazzi che per ragioni non sono qui in questo momento con noi due, sono Cosimo, Niccolò e Andrea. Intanto Riccardo, allora, da quant'è che siete insieme? Allora, siamo insieme dal 2015, quando ci siamo incontrati per caso, sul cammino di Santiago de Compostela. E da quell'incontro abbiamo cominciato a suonare, abbiamo capito che era la nostra vera passione comune
E allora abbiamo deciso, beh, perché non formare un gruppo insieme? E da lì sono nati Lapsus. Quindi da un cammino è nato un altro cammino. Esattamente. Benissimo. Esatto, un altro percorso. Senti, volevo chiederti, il tuo primo album, uscito a ottobre, esatto, Meteoropatia. Meteoropatia è l'album di debutto dei Lapsus. Ci abbiamo messo un po' a farlo, è stato un percorso lungo, perché quando suoni ormai anche da tanto tempo vuoi sempre spingerti avanti fino a trovare quello che secondo te alla fine è tutto il percorso che hai fatto. E Meteoropatia è questo, alla fine Meteoropatia, siamo tutti un po' meteoropatici, se benissimo, piove alla fine siamo un pochino tutti più giù, se c'è il sole stiamo tutti meglio. Infatti In testo al sole è ad esempio un album, sì, un brano che c'è nell'album, e infatti tante di queste canzoni parlano appunto di come ci si sente comunque dentro durante la quotidianità di tutti i giorni. Benissimo. E invece senti, l'ultimo pezzo, Caipirosca, racconta la storia, sì, triste, allora, di qualcuno? Caipirosca, oppure... sì, no, allora Caipirosca è appunto l'ultimo singolo, l'ultimo video che è uscito per presentare l'album, e appunto abbiamo fatto il video grazie a Lorenzo Baldacci, che ringraziamo, e ovviamente a tutti i nostri amici che ci hanno aiutato nella creazione del video. E è un pezzo che parla del passato, di qualcosa che non c'è più e quindi è nostalgico, si parla quindi della nostalgia, di cosa c'è stato, di cosa quindi non c'è più. Però allo stesso tempo, oltre ad essere nostalgico, parla anche di cosa ci sarà in futuro, cosa ti aspetta e come ti senti soprattutto adesso. Sì. Passiamo a un'atmosfera più intima con Ciulla. La domenica, uno su sette risvegliarsi qua. Ma ieri cosa hai fatto? Hai la faccia ripiegata più di quel letto sfatto. Devo avere ancora il numero di Chiara o Francesca, non lo so. Pretendo una risposta, dopo tutto abbiamo dormito insieme nella fossa. Senti cosa fai tra le lenzuola, non hai mica voglia di restare da sola. Mi dici trovi qualcosa di strano in me. Sai che cosa c'è? C'è che mi sono stancato di addormentarmi da solo. Di innamorarmi soltanto di tutto quel che non trovo. Di addormentarmi vestito quando ritorno ubriaco e pensar di aver sempre sbagliato. Per fortuna niente è irreversibile. Tira vento dentro l'anima, ma non c'è vento che mi sposterà. Cancella questa luna, non è del buio che devi avere paura, ma di tutto quello che riesci a vedere. La vita che ti porta in alto e ti fa cadere. Lo so che dirlo non è mai stato da me,
ma stasera vorrei stare con te, perché mi sono stancato di addormentarmi da solo. E pensar di aver sempre sbagliato, perché mi sono stancato di addormentarmi da solo. Di innamorarmi soltanto di tutto quel che non trovo. E addormentarmi vestito. Quando ritorno ubriaco non è poi così sbagliato, per fortuna niente è, niente è irreversibile. Che mi succede? Io non capisco, mi piaci anche se non sei a memoria il mio disco. Allora, ciao a tutti, io sono... Grazie, grazie, fa un po' impressione ricevere un applauso, era da tanto tempo che non ricevo un applauso. Questa si chiamava Irreversibile, che è il mio ultimo singolo. Invece la prossima canzone è Mamma ho perso lo stereo, una canzone che risale a un mesetto, insomma, a quest'estate, che è uscita insieme a un album che si chiama Album dei ricordi, un album fatto di, diciamo, messaggi vocali inviati su WhatsApp e musicati come se fosse un audiolibro, un po' una follia. E questo è il singolo. Vacanze estive del 97, rotelle applicate a biciclette, mia madre piange ed io non capisco niente. Cosa c'è che non va? Cambiare casa, scuola, amici e città. 20 chilometri che sembrano 107. Poi le Bull Boys iniziano a starmi strette. Di notte resto sveglio e vado su TV7. Cosa c'è che non va? Da Solletico a Fazio, che tempo che fa, sei rimasto lo stronzo di tanti anni fa. Ti odio, ti odio, ti odio, Peter Pan. L'adolescenza poi ci mette alle strette, chi indossa sogni oppure polo perfette. Ma questo due di picche come si mette? Cosa c'è che non va? Giocarmi sempre la schedina della mia vita, fottuta X, fottuta paranoia infinita. Che quel bambino un giorno perda la sua partita. Cosa c'è che non va? Da Solletico a Fazio, che tempo che fa, sei rimasto lo stronzo di tanti anni fa. Ti odio, ti odio, ti odio, Peter Pan. Un salto nel vuoto, la maturità, non sai quanto nel letto paura mi fa. Ti odio, ti odio, ti odio, Peter Pan. La nonna che manca
quel treno che va dai miei separati fino alla tua età, da solo di notte sul letto, che paura che fa. Da solletico a Fazio, che tempo che fa, sei rimasto lo stronzo di tanti anni fa. Ti odio, Peter Pan. Dai centri occupati ai ragazzi nota, da Prodi Pannella a Bruno Risa. Bene, io non sono di molte parole, cioè alle volte sì, altre volte no, quindi sono molto contento di essere qui e vado direttamente all'ultimo pezzo, che si intitola Fanali ed è, fa parte del mio primo disco che è uscito un anno fa o due anni fa, non lo so, ormai non capisco più i mesi, le cose, nel 2019, e si intitola Fanali e fa parte di questo disco che è Canzoni dal quarto piano e niente. Un saluto. Sei come me, accecato da una luce, cammini lungo i muri per coprirti dagli spari, per coprirti dai fanali. Com'è vivere col cielo sotto i piedi? Vivere e poi parleremo di quel che siamo e non vedremo quello che ci fa soffrire, quello che ci va. Quello che ci fa soffrire, quello che ci va. Anche stanotte ti riconosco nel vento, nel fiume che spacca la città, nel mare che è sempre giovane e nelle stazioni dove qualche volta dormirò. Dove qualche volta dormirò. Sei così giovane, hai tutto, tutto, tutto il tempo da perdere. Sei come me. Non tieni, esci per distrarti, per portarti a casa notti e portarti a letto i torti. Com'è vivere col cielo sotto ai piedi? Vivere. E poi parleremo di quel che siamo e non vedremo quello che ci fa soffrire, quello che ci va. Quello che ci fa soffrire, quello che ci va. Quello che ci fa soffrire, quello che ci va. Quello che ci fa soffrire, quello che ci va. Quello che ci fa soffrire, quello che ci va. Quello che ci fa soffrire, quello che ci va.
grazie. E un applauso ancora ad Antonio Ciulla che ci ha regalato questa bellissima atmosfera di dolcezza. E chiamo anche lui adesso sul palco a raccontarci un po' della sua storia. Guarda, allora, prendi pure il microfono così puoi... Va benissimo. Siamo in diretta live, ma è come essere live dal vivo un po', no? Penso che sia emozionante esibirsi, sì, vero? La gente c'è, quindi alla fine non è neanche una serata poco frequentata stasera. Senti, Fulminacci, che effetto ti ha fatto aprire un suo concerto? Beh, aperti anche altri, comunque, insomma, però bene, no, bello, è stato bellissimo, anche perché è stato anche l'ultimo concerto che ho fatto qui a Firenze, che ti devo dire, è bello, perché soprattutto l'entrata sul palco, con le urla... È stato molto emozionante. Sì, 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 no, è una delle strade più belle di sempre, insomma, certo. Senti, la filosofia, l'idea che c'è dietro l'album dei ricordi. Raccontaci un pochino l'idea di questo album. Allora, dovevo far uscire un singolo che è Mamma ho perso lo stereo, che ho suonato anche poco fa, e con i ragazzi della mia etichetta stavamo pensando a una maniera un po' particolare per farlo uscire, ovvero per non farlo uscire semplicemente come un singolo qualsiasi, e allora ci è venuta in mente questa cosa un po' assurda di fare una call to action sui miei social, chiedendo alla gente di inviarmi delle note vocali in cui raccontavano dei ricordi della loro infanzia, aneddoti. Io li avrei musicati poi come se fosse un audiolibro, mettendoci la musica. Io mi aspettavo una roba come 8 pezzi, no? Una cosa. Invece poi alla fine è venuto fuori un disco di 20 tracce che insomma ha preso un po' il sopravvento, però è stato bellissimo, insomma, mi sono chiuso in casa per una settimana a musicare tutto. Eh sì, perché comunque hai preso pezzi delle storie della gente in qualche modo, no? Sì, è la gente che me l'ha data, insomma. Esattamente, esattamente. Senti, ma in una delle tue storie è uscito fuori questo piano della zia, può essere? Questo lo dite voi? No, non lo so, è una delle storie. Avevo fatto una storia, sì. Va bene, niente di che, ero a casa probabilmente, sì, di mia zia, dove c'è questo pianoforte che spesso uso per scrivere canzoni, e siccome non sapevo, siccome mi hanno dato in mano il profilo di Liberi Tutti, ma io non sapevo assolutamente che cacchio fare, allora ho detto vabbè, faccio vedere il pianoforte, ma no, insomma, non poca importanza in realtà. Ma i miei amici di Katy Perry hanno qualcosa da raccontarci? Abbiamo delle novità. C'è stato un commento che a me personalmente ha scaldato il cuore, perché Ciulla Gnena Molla, ragazzi, è stato clamoroso, veramente, per ora top. Noi commento. ci associamo, è vero, molto bravissimo, complimentoni. Una domanda personale che ho io, esatto. Il secondo pezzo di Ciulla si intitolava Mamma ho perso lo stereo, ma alla fine è stato ritrovato questo stereo oppure no? Che fine ha fatto lo stereo? No, è quello il bello, deve rimanere lì, perché è il passato che non torna più, purtroppo. È molto triste in realtà quel pezzo. Molto poetico, però ci dispiace per lo stereo. Capisco, era magari un bello stereo, purtroppo è stato... Comunque non ho capito il commento di prima. Che Ciulla gliene ammolla, era un commento positivo. Ah, ok, ok. Realmente gliene ammolla. Sì, quindi bomba. Complimentoni. Bene, intanto ho visto che sotto c'è stata una domanda che chiedeva appunto come poter contribuire alla, appunto alla piattaforma di cui si parlava prima. Allora trovate sotto il video della diretta direttamente il link con cui appunto a cui potete accedere per arrivare alla piattaforma. Ma leggeteci un po' i nostri followers, che cosa ci dicono, che cosa ci chiedono. Qui, come richiesto, si sta scatenando l'inverosimile, si stanno sbizzarrendo in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, e da complimenti, ciao ragazzi, sono tutti impazziti. Ci terrei a leggere il commento di Portiere di Notte, proprio scritto così. Se che ti perdi, che ti prendi un GPS, che è sì, possibile? Le facili ironie si sprecano, quindi... Ma io vorrei sapere chi è Katy e chi è Perdi. Sì. Dipende, scegliete. Sì, siamo scegliete voi. Multifunction. Esatto, multitasking, multitutto. Bene, ragazzi. Allora, adesso la salutiamo Ciulla.
ti Ciao. Ringraziamo per questa bellissima Grazie performance e vi lasciamo con Belviso. Effetto fa lanciarsi da una nuvola, a conti fatti il cielo un poco mi appartiene, lui che non ha confini a muri di frontiere, un salto a vuoto tutto cambierà, ora le mie bugie sono la verità, perché succede solo quando tu ci credi, intanto si allontana il mondo dai miei piedi, dall'alto la città sembra una cucciola, e da là sotto anch'io sono diverso, ed è bellissimo cadere e ritrovarmi adesso. Respirando contro vento come la vertigine che ho dentro, la vita che mi sfida ogni momento, combattendo contro il tempo insieme a questa musica che ho dentro, non ho paura, paracadute aperto. Dall'alto la città sembra una briciola, e dalla sotto anch'io sono diverso. Ed eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera. Wow, un palco, fa un po' effetto, è un pezzo che non vedo un palco. Sono molto felice di essere qui e sono ancora più felice di farlo per un'occasione così importante come Liberi Tutti e come supportare il mondo dei lavoratori della musica. Il primo pezzo, quello che avete sentito, si intitola Paracadute. Adesso mi siedo al piano e vi suono un pezzo che è adesso in fase di registrazione, che uscirà presto. E che non lo so, forse sta prendendo una direzione diversa come spesso accade, forse non è neanche finito, ma mi va di farvelo sentire, quindi lo suono lo stesso. Sa. Il brano si intitola Mille Volte. Me l'hai detto mille volte che non vuoi più dare niente per scontato. Se ti svegli a mezzanotte, fuori c'è un silenzio immacolato. Quando arriverà l'inverno, stare sola farà freddo. Vuoi coprirti col pigiama o invitarmi nel tuo letto? L'hai imparato con il tempo che non devi assecondare i tuoi fantasmi. Hanno fame di parole che solamente tu puoi sussurrargli. Ritroveremo quelle chiavi che pensavi di aver perso, ma questo oceano di memoria non è il senso di ogni cosa e non è mai così. Piangi stanotte se ti fa star meglio, che arriverà l'alba e ti asciugherà. Detto mille
volte che non vuoi più dare niente per scontato, mentre cerchi un equilibrio fra gli agrumi e il cioccolato. Quando scosti un po' le tende, c'è la vita veramente. E se non ti è chiaro il senso, è la vita che sorprende. E allora così sia. Piangi stanotte se ti fa star bene, che arriverà l'alba e ti asciugherà. E ridi più forte di quello che hai dentro, sarai come l'alba che ti asciugherà. Ma io sono come te, con il nostro Giulio Belviso. Ma prima di fargli qualche domanda, vedo strani movimenti verso la social room. Non so i miei amici cosa stanno combinando, andiamo un attimo a vedere. Sì, Lucia, non lo so neanche io. Che ti decidi di entrare in scena? No, oppure no me la sento, non mi sento a mio agio. Dai, andiamo, Belviso. Oh, hai detto sì, si faceva. Ho capito, sempre queste gag inutili, comicità spicciola. Scusa, se si dice che ci facciamo si può i seri, intercambiare i seri. Per favore, facciamo i seri. Qui c'è si stato un artistone come Belviso, la chat è ovviamente impazzita. Complimenti. Abbiamo davvero Giulio, a Belviso. Bella la canzone, bellissima, bellissima, ecco, mille volte. Domanda per Giulio, ce lo stanno chiedendo veramente in tanti, il link per l'acquisto della camicia che è fantastica. Ah però, in effetti è vero. Allora, ecco, benvenuto a Giulio Belviso. Buonasera. Di nome e di fatto, diciamolo. Allora, no, vabbè, se vuoi rispondere alla camicia prima. Allora, la camicia in realtà non mi ricordo, cioè la giacca non mi ricordo, però me l'hanno detto in tanti, quindi non lo so, magari la spezzettiamo, ne facciamo un pezzo a testa, se può essere una consolazione. Esatto, lo distribuiamo. Esatto. Senti, vorremmo chiederti, da dove nasce l'idea, il concept del paracadute? Allora, è interessante perché Paracadute è un pezzo abbastanza autobiografico, nel senso che in realtà... l'ho scritto in un momento in cui ero fissato con un video di Will Smith che racconta la sensazione di lanciarsi col paracadute, e in quel momento per me era una metafora di vita importante, aveva come dire si riportava bene a quello che stavo vivendo. Ho deciso di scrivere la canzone senza essermi mai lanciato col paracadute, e poi con quel pazzo di Lorenzo Baldacci sono andato realmente a lanciarmi col paracadute. E Lorenzo ha pensato bene di immortalare il momento perché diventasse il videoclip. Bene, quindi non si sa se è stata la musica a darti il coraggio oppure il contrario. Non l'ho ancora capito, ma penso che resterà un dubbio. Bene. Senti, possiamo chiedere un anticipo su quando uscirà Mille Volte? Allora, ancora non saprei dirlo bene. È un prossimamente, perché come sempre non ci si può sbilanciare sotto questo punto di vista, però non siamo lontani, spero, perché non vedo l'ora, sinceramente. Senti, ci vuoi raccontare qualche dettaglio su come è nata? Ma mille volte è nata, e qui lo spoiler, è nata una notte di circa un mese fa, dopo un lungo periodo in cui parole ce n'erano poche, è anche un periodo complicato sotto quel punto di vista, no? E quindi... E una sera mi sono messo così al piano, e mentre ascoltavo altro, e a un certo punto mi è venuto il testo, ho tirato giù il testo e poi l'ho messo sul piano, che non è il mio strumento, e infatti è sempre bello perché
per me comporre sul piano vuol dire andare totalmente a sensazione e vedere che cosa viene fuori. Alle volte viene fuori anche qualcosa, quindi questa è una bella cosa. Benissimo, grazie per la tua musica. Grazie. Adesso abbiamo un momento particolare perché abbiamo una donna sul palco. Vi lascio a Alice Mascritti. Siamo noi che in questo tempo che non ci aspetterà viviamo di uno sguardo che non invecchierà, come in una notte che è passata di fretta. Dimmi cos'è che fa commuovere, e se provassimo a lasciare indietro tutta questa rabbia e la malinconia, per poi guardarsi come non avessimo mai perso tempo dietro a una bugia, per questa vita che continua a passare dentro questa storia che non sa dove andare. Mentre c'è una sposa bianca che prega e piange all'altare, dimmi cos'è che fa commuovere. E se provassimo a lasciare indietro tutta questa rabbia e la malinconia, per poi guardarci come non avessimo mai perso tempo sopra la follia. Ciò che dice la gente, ma tu sorridi, sorridimi sempre, e ritrovarsi con il coraggio di andare. Dimmi cos'è che ti fa ridere. Per un bambino mentre gioca a pallone, per due ragazzi stretti dentro a un portone, per una donna che non riesce a dormire, ma dimmi cos'è che fa commuovere. Se provassimo a lasciare indietro tutta questa rabbia e la malinconia, e poi guardarci come non avessimo mai perso tempo dietro una bugia. E non importa ciò che dice la gente, ma tu sorridi, sorridimi sempre, e ritrovarsi con il coraggio di andare, e credere che in uno sguardo poi riusciamo a perdersi ad andare via, credere che in un abbraccio ci ritrovi dentro tutta la follia, e vivere lasciando tutto quando invece tutto serve a non morire, vivere solo un minuto se niente serve quando non ti va. E non importa ciò che dice la gente, dimmi cos'è che ti fa vivere, dimmi cos'è, dimmi cos'è.
Ciao, sono Alice, questa era Dimmi Cos'è, il prossimo pezzo si intitola Immagini. Volevo scrivere qualcosa di bello, ma che restasse difficile agli occhi. Volevo avere del tempo per dirti quello che penso, per non dover più cullare tutti i miei sensi di colpa, perché alla fine fa male e resti senza parole. Ma tu spogliami dei miei lividi e poi rivestimi con tante immagini, perché io ti penso ancora, non voglio perdere il tuo sorriso ancora dentro una lacrima. Adesso anch'io dovrò capirmi per dare un senso ai miei silenzi, per poi rinascere più bella, per poi riscrivere gli inizi, per i miei sbagli e i miei capricci, per i tuoi gesti e le carezze, perché mi possa addormentare ancora in braccio ai tuoi pensieri. Ma tu spogliami dei miei lividi e poi rivestimi con tante immagini, perché io ti penso ancora, non voglio perdere il tuo sorriso ancora dentro una lacrima, perché io ti penso ancora, non voglio perdere il tuo sorriso ancora dentro una lacrima. Volevo scrivere qualcosa di bello, ma che restasse difficile agli occhi. Volevo avere del tempo per dirti quello che penso. E questa era Alice Mascritti. E che energia, che grinta! Tra l'altro giovanissima, un'artista di appena 19 anni. A che ti peri, noi siamo abituati a fare nomi e cognomi. Abbiamo parlato con Alice, abbiamo scoperto un dettaglio abbastanza importante. Ora lei si arrabbierà per questo, infatti non vuole che noi le facciamo gli auguri per il compleanno, che è appunto oggi. Quindi noi glieli facciamo senza canzoncine, glieli facciamo tristi. Auguri. Tristi ma non troppo, perché... Grazie. Bello però per il compleanno potersi avere l'occasione di potersi esibire, quindi primo compleanno e ultimo del 2021, ma primo concerto del 2021. Senti, raccontaci un po' come è iniziato il tuo percorso, quando hai iniziato a studiare si sente nella voce, nonostante la giovane età, tanta tecnica, tanta qualità, tanta esperienza. Sì, io ho iniziato a studiare quando avevo 6 anni. 6 anni e... La cosa è nata un po' per gioco, nel senso che io sto in questo paesino e in questo paesino aprirono un laboratorio musicale, quindi decisi di provare e da lì è nato tutto. Poi ho iniziato a scrivere perché alla fine, non so,
dove non vanno le parole, anche se alla fine sono parole, però diciamo dove le parole non reggono più perché hanno bisogno di un altro sostegno, allora arriva questo e era un po' una necessità, quindi ho iniziato per questo. Bene, ci vuoi raccontare un po' quali sono le tue influenze musicali? Allora, diciamo che la principale influenza musicale è sicuramente il cantautorato italiano, però mi piace anche molto, mi piace ascoltare un po' di tutto, mi piace ascoltare il funk, mi piace ascoltare il blues, mi piace ascoltare il jazz e mi piace ascoltare anche l'indie. Quindi è un po' un misto. C'è una bella contaminazione. Sì, sì, come decisamente. C'è anche tanta confusione, decisamente. Come è giusto che sia. E, senti, hai progetti per il futuro, sogni che ci vuoi raccontare? Ma alla fine son piccola, insomma. Però di sogni ce ne sono tanti. No? A volte sì, assolutamente. Da piccoli si sogna ancora di più, quindi... Certo, no, infatti. I progetti, i sogni più che altro sono tanti, nel senso io... Spero, vorrei fare questo nella vita, ecco, quello è il sogno più grande. Bene, noi te lo auguriamo con tutto il cuore. Grazie mille. Vi lascio adesso a Samuele Proto. Guardo una foto del Novecento, capelli lunghi anni 70, Dylan Battisti e una Vespa 50 che canta. Chissà com'era mio papà alla mia età, se come me o mio fratello, se aveva un sogno nel suo cassetto. Che sensazione elettrica sarebbe stato averti anche 50 anni fa, se è vero che si genera soltanto per una questione chimica. L'amore è una tegola, ma noi sopravviviamo indipendenti dall'epoca, come sciamani di plastica. Finché sogno la notte leggera, la voglia di pensarmi via di qua, non dirlo a mia madre, piangerà, ma passerà, 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 capirà. Mistica, mastica, quasi sarcastica, è la vita che coi sogni si amplifica, come Tina Turner muove le montagne, e se apri bocca ti lascia in mutande, ma poco effetto su di noi, siamo le ali degli eroi, siamo sciamani di plastica. Finché sogno la notte reggerà, la voglia di pensarmi via di qua, non dirlo a mia madre, piangerà, ma passerà, 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 capirà. Reggerà, la voglia di pensarmi via di qua, non dirlo a mia madre, piangerà, ma passerà, 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 capirà. Non importa se non va, in ogni caso ci avrò provato, ma alla fine lo so già, ogni luogo sarà sbagliato. E che mi piace vivere sapendo che potrei naufragare ai confini del mare. Finché sogno la notte reggerà, la voglia di pensarmi via di qua, non dirlo a mia madre, piangerà, ma passerà, 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 capirà. Grazie, grazie, grazie mille, grandissimo ringraziamento ovviamente a Liberi Tutti, a tutta l'organizzazione, spero insomma che stiate seguendo questo concerto perché ne vale la pena. Questa era Sciamani di Plastica, ora prendo la chitarra acustica e facciamo una canzone d'amore.
portarti sulla luna per farti osservare il mondo al contrario, per farti capire cosa provo davvero, e in piedi sul cielo sussurrarti piano che sei la cosa più bella, la cosa più vera che sia capitata. Un raggio di sole fra mille parole, quell'aria che da sempre mi è mancata. E poi portarti più su delle nuvole, fra luce e coriandoli, su stelle sconosciute, parlargli di te, dar loro il tuo nome, dar loro il tuo nome, amore. Ma quanto è bella la domenica passata alla stazione ad aspettare te, che il fine settimana vai dai tuoi genitori, poi torni con il treno per ribaciare me, per ribaciare me, per ribaciare me. Vorrei dipingere i tuoi giorni per farti sorridere solo a colori, è l'unico modo per vivere emozioni. Non bastano sogni, poesie o canzoni. Sei la donna più pazza, la più esagerata di questo sistema. Sai ridere e scherzare e farmi sentire il tuo sogno infantile, il tuo supereroe. E poi mi porti più su delle nuvole, mi ha avvolto d'amore, mi hai reso indistruttibile, più forte con te, accanto a te, accanto a te, amore. Ma quanto è bella la domenica passata alla stazione ad aspettare te, che il fine settimana vai dai tuoi genitori, poi torni con il treno per ribaciare me. Ma quanto è bella la domenica. Ma quanto è bella la domenica passata alla stazione ad aspettare te, fine settimana dai tuoi genitori, poi torni con il treno per ribaciare me. Grazie, grazie ragazzi. Questa era Domenica, ora faccio l'ultimo change come prima per cantarvi l'ultimo pezzo. Ottimo, questa è Fukushima in galleria. Sospeso come Mika Häkkinen fra le macchine, voglio solo andare via. Bomba nucleare in testa, Fukushima in galleria. Galleggio sopra questi motorini come fa la Pellegrini e ti fisso, mamma mia. Mano sopra la tua coscia, il bracciolo opzionale è una follia. Se c'è una cosa che non so, se rimarrai oppure no, ti basta solo vivere ora con me, ora con me, ora con me, ora con me. Intenso come nelle favole, fra le nuvole, silenziosa sinergia. Non riuscire più a parlare, occhi dentro occhi, respirando in sintonia.
distesa quella bocca verso me, non volevo chiedere, mi hai portato ancora via, dove nascono le voglie, dove nasce la magia, se c'è una cosa che non so, se rimarrai oppure no, ti basta solo vivere, ora con me, ora con me, ora con me, ora con me, sogno un mondo più vivo e da positivo, lo voglio da te, ma c'è una cosa che non so, se rimarrai oppure no, ti basta solo vivere. Ora con me, ora con me, ora con me, ora con me. Grazie, grazie ragazzi. E grandissimo Samuele Proto, allora lo invitiamo anche lui perché vogliamo conoscere un po' del suo album, un po' della sua storia. E nel frattempo vi ricordiamo, per chi si fosse collegato adesso con noi, che questo è il primo concert live organizzato da LIBE, associazione culturale che è nata quest'anno e che sostiene anche la musica dal vivo e la formazione dei più giovani. Ma intanto ecco Samuele, vieni pure. Ciao. Allora, c'erano un sacco di strumenti, tra l'altro, sul palco, hai fatto un sacco di cambi. Sì, sì, un sacco di casino, più che altro. No, invece, bravissimo, complimenti. Grazie. E raccontaci un po' la tua storia, come nasce l'amore per la musica, anche per la chitarra, perché secondo me hai un rapporto speciale con la chitarra. Sì, soprattutto. Infatti nasce tutto dalla chitarra, in realtà. Io ho sempre suonato e in seguito poi scrivevo queste canzoni, non sapevo chi farle cantare. E quindi poi ho deciso, vabbè, le canto io e facciamo così. Bene, raccontaci un pochino qual è la filosofia, il senso del nuovo album, diciamo. Sì, sto facendo questo nuovo disco e la filosofia, diciamo, è tornare un pochino alle origini in tutti i sensi, cioè cercare di fare e produrre delle canzoni suonate con strumenti veri, musicisti veri, quindi tornare, diciamo, un po' al passato, non stando troppo attenti alla durata delle canzoni, alle parole, agli assoli, insomma, carta bianca. Bene, tu hai un profilo, sono un cantatore, mi piace il blues. Spiegaci un pochino questa congiunzione astrale tra i due mondi. Come ti dicevo, io nasco suonando la chitarra, suonando il blues, è la mia grande passione. E dall'altra parte però ho sempre scritto, quindi diciamo la fusione poi viene da sé. Benissimo, allora grazie mille per grazie a te, tua musica e lasciamo la musica a Canova. Con la forza di un aereo che atterra, sole Puerto Rico nella testa, voglio solo una vita diversa. L'ho scambiata per la mia anima. Una notte per cambiare tutto, però io so chi sei veramente. E adesso lo so, ora cosa vuoi, dimmi solo che. Un chiodo fisso nella testa, vero come me. E non è mai come sembra, baby dai che c'è. Odio il suono della sveglia,
no non odio te. Sì mi fido di chi c'era, ora chi è con me. Ora quando esco di casa, in quartiere una star. Sai che l'ho pagata cara, questa verità. Quanto costa averti qua, quando vuoi tu te ne vai. Quando costa essere vero, giro il mondo se mi va. Voglio cambiare città, da domani ce ne andremo. Puerto Rico, rara, da domani ce ne andremo. Puerto Rico, rara, da domani ce ne andremo. Puerto Rico, rara. Quanto costa averti qua, quando vuoi tu te ne vai. Giro il mondo se mi va, voglio cambiare città. Da domani ce ne andremo. Puerto Rico, rara. Quanto costa averti qua, quando vuoi tu te ne vai. Giro il mondo se mi va, voglio cambiare città. Da domani ce ne andremo. Non chiedo scusa, ora fuori è freddo, vado a fuoco dentro. Magari tu mi stavi pensando mentre lì con quello. Siamo in overtime, il mio tempo sta scadendo. Sopra lo skyline, vedo il mondo andare a tempo. Cambierò dalle popo fino all'attico. Stare insieme per me proprio no. Sai che non voglio più stress, no more. Quanto costa averti qua, quando vuoi tu te ne vai. Quanto costa essere vero. Giro il mondo se mi va, voglio cambiare città, da domani ce ne andremo. Puerto Rico, rara, da domani ce ne andremo. Puerto Rico, rara, da domani ce ne andremo. Puerto Rico, rara. Quanto costa averti qua, quando vuoi tu te ne vai. Giro il mondo se mi va, voglio cambiare città, da domani ce ne andremo. Puerto Rico, rara. Quanto costa averti qua, quando vuoi tu te ne vai. Giro il mondo se mi va, voglio cambiare città. Da domani ce ne andremo. Da domani ce ne andremo, da domani ce ne andremo. Puerto Rico. Puerto Rico, rara. Puerto Rico. Da domani ce ne andremo. Puerto Rico, rara. Puerto Rico. Yeah, 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 yeah. Grazie, grazie mille. Ringrazio tutti i Liberi Contest, scusate, per l'occasione che ci ha dato, a noi tutti gli artisti che ci sono presenti stasera, ragazzi giovani, e quindi che possiamo cambiare qualcosa in questo periodo in cui è veramente difficile fare del lavoro la nostra passione, quindi beh, grazie mille. Ora il prossimo pezzo si chiama 11. Yeah. E fa più male lo stress, se cado giù dai vabbè. Fumiamo insieme stanotte, non chiedere mai di me. Ho il fuoco sotto la pelle, non piango solo perché. La strada chiama stanotte e non rispondiamo al ciel. Parma, non voglio da bere. Stasera non parlo verso lacrime di miele. Qui la zona parla, si ti uccide ma non chiede. I soldi di una sera non bastano per un mese. Calma, nessuno ci vede. Scappiamo domani però su una fuori serie. Mamma ancora piange, voglio farla stare bene. Fanculo alla fama, non gli do quello che chiede. E fa male non avere niente. Una casa un po' più grande, sai. Mamma in casa che urla e grida sempre. Ma stasera non la sentirai. Siamo fuori da sti palazzoni. Tasche piene di ricordi, nomi. Ho pianto troppo per sta vita, mo. Ci sto male ma morire, no. Ora non guardo più in faccia, baby. I miei amici coi tatti sul collo. Tu dicevi che ero troppo stronzo. Sì, lo metto solo quando voglio. Noi sul fondo fra ci siamo stati. Siamo saliti fino in cima al mondo. Però ancora facciamo la fame. Ho perso troppo, sai. Il blocco è la mia scommessa. A Miami un via vai. Tu non andare, resta. Parma, non voglio da bere. Stasera non parlo verso lacrime di miele. Qui la zona parla, si ti uccide ma non chiede. I soldi di una sera non bastano per un mese. Calma, nessuno ci vede. Scappiamo domani però su una fuori serie. Mamma ancora piange, voglio farla stare bene. Fanculo alla fama, non gli do quello che chiedo. Dove sei fra crazy? 11 collane per ogni incubo. So stare da solo ma tu non mi vedi. L'ho già mangiati e non ci resta niente.
Scusa se non sono quello che volevi. Mi faccio del male se ci penso sempre. Mi vogliono morto e sono ancora in piedi. Sti ragazzi fuori, noi siamo Firenze. Ho perso troppo, sai. Blocco è la mia scommessa. A Miami un via vai. Tu non andare, resta. Barman, non voglio da bere. Stasera non parlo verso lacrime di miele. Qui la zona parla, si ti uccide ma non chiede. I soldi di una sera non bastano per un mese. Calma, nessuno ci vede. Scappiamo domani però su una fuoriserie. Mamma ancora piange, voglio farla stare bene. Fa culo alla fama, non gli do quello che chiede. Yeah, non gli do quello che chiede. Yeah, non gli do quello che chiede. Yeah. Barman, stasera non voglio da bere. Grazie mille ragazzi, grazie mille. E grazie a Canova per averci fatto ballare sulle sue parole. Ma prima di tutto volevo ripassare la parola ai miei amici Katy Perdi, perché siete in tantissimi a seguirci e ci state scrivendo un sacco di cose, vero ragazzi? Sì, ovviamente esatto. È andato tutto in tilt con Canova, ma quanto è bravo Canova, rapperebbe e trapperebbe anche sulla Baby Dance, sulle forte, tagliatelle ragazzi. Di nonna Pina, è incredibile. E infatti ce lo state facendo notare che è fortissimo, quindi... Addirittura qualcuno grazie. Si è messo a ballettare sul divano. Addirittura non l'abbiamo fatto qui perché io sì, ho ballato praticamente dall'inizio alla fine. C'è chi può e chi non può, noi può, quindi esatto. Ripassiamo la parola a te, Lucia. Grazie. Allora, senti, che cosa vuol dire? Faccio una domanda difficile, okay. Forse o forse no. Vediamo. Che cosa vuol dire secondo te essere un rap oggi? Essere un rapper oggi? Essere un rapper oggi molto probabilmente vuol dire anche dover non solo portarti dietro tutta l'esperienza che hanno avuto quelli lì prima di te, quindi dover portare comunque quello che c'è stato prima, ma adesso con la musica che sta cambiando e si sta avvicinando non solo al rap, il rap si sta avvicinando molto a parecchi stili diversi di musica, quindi doversi sempre rinnovare e dover tenere sempre, come dire, per modo di dire, la tradizione del rap, però riuscirla a portare comunque in ambiti diversi e in stili diversi. Ed effettivamente nelle tue canzoni si sente molto questa commistione, possiamo dire, tra uno street mood sì. E un po' di influenze melodiche, no? Certo, a sicuramente. Che ti ispiri? Allora, ti posso dire due cose. Per quanto riguarda il rap, quindi per la parte street, Gue Pequeño. Quindi Gue è sempre stata un'icona che mi ha ispirato e per lo stile, per parecchie cose. Per quanto riguarda invece la musicalità o comunque altri stili di musica, penso Phil Collins, sai? Qualcosa di Phil Collins o comunque qualcosa di quella roba lì, ma parecchio influenzato. Interessante la commistione. Senti, riguardo al tuo album nuovo, ci puoi anticipare quando uscirà? Ok, anticipare quando uscirà non... Ti dico di no perché stiamo ancora preparando tante cose, io e la mia etichetta Dom Recordings stiamo progettando tante cose per questo disco. Ti posso dire che è un buon punto di lavoro e sta avvenendo veramente una bomba. Benissimo, allora grazie mille a te per le tue parole e adesso lasciamo la parola all'ultimo artista della serata, Floridi. Ciao, come stai adesso? È troppo tempo che non parliamo un po'. Adesso sono a Valencia e ho mal di testa, troppi alcolici. E ti ricordi, mi dicesti che inseguivi un sogno di viaggiare e di nutrirti di tutte le culture del mondo.
giochi tu in questa notte che scivola piano, e manchi tu in questa notte, vorrei restare da te. Claudia, non stare ad aspettarmi, sono lontano come sempre, ho il fuso orario del Giappone, lo sai ciliegie erano in fiore, ed ho preso anche il traghetto di chi non dorme e pensa troppo, maestro zen d'arti banali, ho vinto i campionati. Ciao, come stai adesso? Sono lo stesso che hai incontrato in metro. Adesso sono a Bologna, mi accompagna la pioggia, mi riparo tra i portici e ti ricordi, mi dicesti quella volta al mare. Solo con te potrei affrontare il mondo, toccare il fondo e resuscitare. E manchi tu in questa notte fredda da TV e coperta. Vorrei poterti dire: lascia la porta aperta, Claudia, non stare ad aspettarmi. Sono lontano come sempre, ho il fuso orario del Giappone. Sai ciliegie erano in fiore, ed ho preso anche il traghetto di chi non dorme e pensa troppo, maestro zen d'arti banali, ho vinto i campionati. Grazie, ciao a tutti ragazzi, buonasera. È strano, è una sensazione strana, ma è pur sempre un concerto, e quindi sono grato a Liberi Tutti e a tutti gli altri artisti che hanno partecipato a questa giornata e a voi che ci state seguendo, perché è comunque una bella possibilità per raccontarci e parlarvi della nostra musica. Quindi il prossimo brano si chiama Magellano. Guardi distaccati degli altri mentre mi baci, un bacio così grande che mi sazierà per anni. Io pronto a partire, tu pronta a restare. Ricorderai il mio nome quando guarderai il mare. E mentre mi allontano, ti bacio con la mano. E mentre mi allontano, mi resta il mondo in mano, che volevo girare con te. Occhi bagnati, seccati al sole, labbra che piangono, si spengono, agli occhi bagnati ti sorride il cuore, non ti scorderò, io non ti scorderò, io non ti scorderò, giuro amore. Sarà questa corrente, sarà il mio mal di mare, sarà passata un'ora e già mi sembra di affogare. E ripenso a quelle notti passate lontano, lontano da te, dove le prospettive cambiano senza un perché. E mentre mi allontano,
bacio con la mano. E mentre mi allontano mi resta il mondo in mano che volevo girare con te. Occhi bagnati, seccati al sole, labbra che piangono, visi si spengono. Agli occhi bagnati ti sorride il cuore. Non ti scorderò, io non ti scorderò, io non ti scorderò, lo giuro amore. Grazie. Grazie. Allora, questa è l'ultima canzone, è anche l'ultima canzone di questo bel concerto, quindi io vi chiedo anche in virtuale di fare un applauso a tutti i ragazzi di Liberi Tutti, perché hanno fatto veramente un gran lavoro, si meritano un applauso. Grazie a tutti gli artisti che hanno partecipato, a voi che ci state guardando da casa. Questo brano si chiama Una notte ubriaca e speriamo tanto di passarne tantissime di notte ubriache a dei concerti tutti insieme qui davanti, però non attraverso una telecamera. Ciao. Vorrei tu fossi qui con me, senza pensieri, leggera, sicura, ed il tuo sguardo incantevole rivolto all'orizzonte. Mi piacerebbe vedere l'oceano, innamorarsi di te, sentire le sue onde che ti accarezzano i fianchi. Travolgimi e spezza le catene che mi legano a questa fottuta realtà, a questa fottuta realtà. Sei la luce che si accende, equilibrio ed armonia, una mano che mi sveglia piano. Sei la luce che si accende, un passo dentro la follia, una notte ubriaca di sesso e nostalgia. Oh, oh, di sesso e nostalgia. Oh, oh. Vorrei tu fossi qui con me in questa notte fino a farmi male. Ti sembra logico che per averti ti devo immaginare? Mi piacerebbe vedere l'oceano bagnarsi di te, sentire le sue onde che ti accarezzano i fianchi. Sei la luce che si accende, equilibrio ed armonia, una mano che mi sveglia piano. Sei la luce che si accende, un passo dentro la follia,
una notte ubriaca di sesso e nostalgia. Oh, oh, di sesso e nostalgia. Oh, oh, di sesso e nostalgia. Se la luce che si accende, equilibrio ed armonia, una notte ubriaca. Grazie. Ciao. E quanta poesia e quanta bellezza nei testi di questi artisti. E con Floridi abbiamo avuto l'ultima esibizione della serata e devo dire è stato veramente emozionante per noi tecnici, diciamo, che eravamo qui ad ascoltare, e per gli altri artisti che erano qui. Ma prima di dare la parola a Luca, volevo chiamare in causa ancora una volta i miei amici per sapere se ci sono dei commenti, delle considerazioni interessanti. Sicuramente. Certamente. Abbiamo concluso con l'emozione e io in maniera altrettanto emozionata vi dico che sinceramente non vedo l'ora di sentirvi tutti live, ragazzi, cioè sarà anch'io, incredibile, sì, quando si potrà. Non vediamo l'ora e la chat la pensa come noi. Esattamente, sono arrivati tantissimi commenti, appunto ci sono persone che dicono che guardare concerti dal proprio divano di casa è una cosa che comunque è strana, però l'emozione arriva, vi assicuro che anche noi da qua ci è arrivata una grandissima emozione, i brividi veramente. Poi comunque il divano, una birra, due patatine, cioè, alla fine anche meglio forse. Ma c'è da fare la coda per bravi, però la birra e le patatine, sì, non ci spende nulla. Benissimo, ed ecco con noi Luca. Ciao, ciao. Che come hai detto eri emozionatissimo, no? Anche se, come dici, è strano, perché comunque non avere il pubblico ti fa sentire un po' meno quel calore, no? Alla fine noi scriviamo, cantiamo per farci ascoltare, no? Quindi non avere un pubblico in sala che ti ascolta è particolare, no? Come dicevi. Eh sì, è sicuramente un limite per noi che facciamo musica, perché in qualche modo la musica è un mezzo, no? Scriviamo perché vogliamo trasmettere determinate emozioni a qualcuno e quindi in questo caso ci troviamo a dover trasmettere emozioni e musica attraverso dei microschermi, no? E quindi è complesso, però diciamo che grazie alla tecnologia riusciamo comunque in qualche modo ad arrivare alle persone a casa, quindi un plauso alla tecnologia. Alla tecnologia va fatto. Meno male che c'è, sì sì sì. Esatto, è come cantare un po' con un velo, no? Come... Sì, assolutamente. E senti, raccontaci un po' come sono nati i pezzi del tuo album È solo un momento no. Appunto, come dice il titolo dell'album, È solo un momento no, perché in qualche modo sono tutti brani che nascono da un periodo abbastanza complesso che ho passato. È stato un periodo di transizione tra il mio progetto precedente, che è stato il periodo insieme a una band, e quello da solista. In quel periodo, diciamo tra il 2017 e il 2018, ho iniziato a scrivere in maniera compulsiva tutto quello che stavo provando, no? Un po' come il caro diario di Nanni Moretti, no? Nel film lui scrive il caro diario, ecco, io allo stesso tempo, nello stesso modo, su un foglio prendevo appunti di tutti questi miei stati d'animo. E infatti tendenzialmente le canzoni sono un po' malinconiche, perché era un po' lo stato d'animo che mi caratterizzava in quel periodo. Però ecco, sono usciti fuori tra il 2017 e il 2018 e hanno visto la luce tra il 2019 e il 2020. Beh, in fondo comunque cantare vuol dire raccontare anche degli stati d'animo, no? E attraverso gli stati d'animi personali dell'artista in qualche modo ci ricordiamo che anche noi abbiamo delle emozioni sotto la coltre, no? Che portiamo in giro tutto, quell'apparenza tutti di invincibili. Esattamente. Senti, ti faccio un'ultima domanda: se tu dovessi scegliere un pezzo con cui presentarti, o il pezzo che ti rappresenta in qualche modo di più? È quello che ancora non ho scritto. No, beh, questa è una battuta, lo dicono tutti, sì, dai. Allora, rispondiamo in maniera... Se la tenevi serio, era emozionantissimo. No, era bella, però la dicono in molti. No, diciamo che di questo album la canzone alla quale tengo di più si chiama Resta qui. Non l'ho suonata stasera, ma quindi magari andatela a ascoltare. In realtà è perché ce la vuoi fare sentire dal vivo. Si chiama Resta qui. Però sto scrivendo altre canzoni
che mi stanno veramente emozionando ogni volta che cerco di metterci mano a casa per riarrangiarle, insomma mi stanno dando tante emozioni, quindi non vedo l'ora di tirarle fuori, non vedo l'ora che vedano la luce. Benissimo, allora noi siamo in attesa delle novità che ci porterà alla luce e prima di salutarvi volevo ripassare la parola ai nostri amici per sapere, per fare un saluto ai nostri ascoltatori da casa. Noi ringraziamo tutti voi per la sopportazione nei nostri confronti, ma soprattutto vogliamo dire bravi a quelli che ci hanno intrattenuto, anche a noi in prima persona. Bravi ragazzi, grazie, suonate, cantate meglio di noi sicuramente, bravi. La musica ci salverà. Bravi. Bene, allora riprendo la parola. Per quelli che sono arrivati alla fine della diretta, volevo ricordarvi che questo concerto è stato fatto con Libe, Libera Bellezza, c'era anche qualcuno che l'aveva chiesto prima, che è l'associazione culturale che è nata quest'anno proprio per formare i più giovani e per promuovere anche concerti di musica dal vivo, attualmente online, ma speriamo che possiamo tornare presto. Ringraziamo il combo che ci ha ospitato, ringraziamo tutta l'organizzazione e lo staff di Liberi Tutti e volevo dire che questi ragazzi sono giovanissimi, hanno fatto un lavoro incredibile, ragazzi, veramente bravi. Quindi non è vera qualità, perché vi posso assicurare che io oggi pomeriggio sono arrivata qui e ho detto ammazza, cioè sono stati bravissimi. Che dire, vi salutiamo e speriamo di poter rifare questo concerto stavolta con voi presenti nella stessa sala, nello stesso posto, live. Un saluto a tutti da Liberi Tutti, Virtual Concert. Ciao!